Ciao a tutti, finalmente è venerdì ed eccoci all'ultima puntata settimanale per il TG di VG247.it. Prima di iniziare, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi ai nostri canali social, al nostro canale YouTube, così da rimanere sempre aggiornati sulle nostre news più interessanti. E cominciamo proprio con una news molto interessante, ovvero la comparsa improvvisa oggi di alcune demo su Xbox Live, demo a pagamento. La cosa ovviamente ha colto tutti di sorpresa, anzi c'erano già i giocatori, erano tutti sul piede di guerra, poi improvvisamente Microsoft ha fatto chiarezza e ha appunto dichiarato che queste demo a pagamento erano soltanto un errore tecnico, meno male perché la gente era già con i forconi per strada. Dopo aver annunciato su Twitter il proprio ritorno sulle scene videoludiche, Cliffy B, al secolo Cliff Bezinski, ovvero il padre di Gears of War, ha dichiarato che il suo prossimo progetto ha anche un countdown che al momento recita circa 3 giorni e qualche ora. Purtroppo non sappiamo ancora cosa sarà, se sarà un gioco su Kickstarter, un AAA, un mobile. Voi cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere fare all'uomo che ci ha dato Gears of War? Notizia molto curiosa, alcuni streamer di Twitch, in particolare di World of Warcraft e di Hearthstone, avrebbero ricevuto ingenti somme di denaro da un misterioso benefattore chiamato Amhai. Questo Amhai, la cui identità è segreta, sarebbe una persona molto ricca che nell'ultimo mese ha donato, pensate, in totale $100,000. Addirittura sul nostro sito potete vedere un video in cui ne dona 10,000 in un colpo solo a un giocatore. Mi sembra un ottimo motivo per aprirsi un canale Twitch. Voi che dite? Concludiamo con le uscite della prossima settimana. Iniziamo con l'8 luglio, quando uscirà One Piece Unlimited World Red per 3DS, PS Vita, PS3 e Wii U, The Wolf Among Us, il quinto capitolo, per PC, e Mousecraft per PC, PS4, e PS Vita e PS3. Quindi il 9 luglio, Might and Magic Duels of Champions per Xbox 360 e The Escapist per PC. L'11 luglio, Terraria per PS3. Il 15 luglio, Abyss Odyssey per PC, PS3, Xbox 360 e Saints Row 4 National Treasure Edition per Xbox 360 e PS3. Infine, il 16 luglio, Magic Duels of Planeswalkers 2015 per Xbox 360 e PC. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!